giorno probabilmente non si sente niente. Io sono all'Upcycle a Milano e questo è il fantastico mondo dei trail, dei migliori trail italiani. In questo video, che si sentirà probabilmente molto meglio perché lo registrerò da casa, vi farò vedere quali sono i migliori trail in Italia. Poi vi metto un link fantastico, potete venire a vedere sul blog di CicloErgoSum il calendario dei migliori eventi. Non i migliori, tutti gli eventi gravel, trail, bikepacking in Italia, che spero di tenere aggiornato. Se ne conoscete che non sono inseriti, comunicatemeli. E se volete rimanere aggiornati mese per mese, mando una newsletter in cui ci sono i migliori eventi. Ci vediamo sul blog, ci vediamo in un luogo un po' più silenzioso per parlare di migliori trail in Italia. Ciao! Bene, bentornati in un luogo un po' più silenzioso, dove non c'è tutto il fragore e la gente che partecipa agli eventi bikepacking, però comunque questo video lo dedichiamo appunto agli eventi gravel e bikepacking. Prima dobbiamo però capire che cosa sono, quanti ce ne sono, forse è impossibile, e come orientarsi all'interno di questo mare di eventi che stanno spopolando, crescendo come funghi dopo un temporale in un bosco. Forse è più facile prendere parte a uno di questi tantissimi eventi piuttosto che scegliere quali sono i migliori, però io voglio provare a darti una mano. Il mio consiglio è: fatti una lista, scegli quelli che più ti ispirano secondo parametri più disparati, perché vuoi fare tanta distanza, tanto dislivello, vuoi incontrare più persone, meno persone, vuoi visitare una regione o un'altra, e poi falli nel tempo. Armati di santa pazienza, prendi i weekend, prenditi le ferie giuste e sicuramente potrai farne il più possibile. Poi sono belli perché si incontrano un sacco di persone, si conoscono tantissime persone con la stessa passione, la bicicletta. Soprattutto non sono delle gare, che è una cosa fantastica, perché non essendo gare non ci sono vinti né vincitori. Chi vuole percorrerli tutti dritti, filati dall'inizio alla fine, senza mai fermarsi o dormendo sotto le panchine, liberissimo. Chi invece vuole fare 50 km al giorno, un sacco di soste, mangiare, conoscere le persone sul posto, può farlo tranquillamente, perché non c'è la classifica. Quindi sia il feticista dell'agonismo sia il feticista delle gambe sotto al tavolo, come il sottoscritto, possono trarne beneficio. In più si conoscono un sacco di persone e magari si pedala anche a ritmo di quelli con cui c'è più affinità. Se tu sei uno che vuole andare a sprigionare dei watt lungo il tuo percorso, puoi farlo. Se invece sei una persona che vuole sprigionare watt a tavola, puoi farlo e incontrerai anche il sottoscritto. Ma veniamo a noi. È difficile, però dobbiamo cercare di dire quali sono i migliori eventi in Italia. Piccolo spoiler, non solo quei 10 o 12 di cui ti parlo in questo video sono i migliori. Ho cercato di raccogliere magari i più famosi, quelli più conosciuti, però se ne conosci alcuni di cui io non parlo, puoi consigliarmeli. In descrizione trovi un fantastico form da compilare, tu o organizzatore di trail, per farmi sapere quali sono i migliori. Perché? Perché da quest'anno, dal 2024, sul mio blog cicloergosum.com esiste un tool, uno strumento fantastico di navigazione sotto forma di elenco, griglia, ma anche calendario, filtrabile, quindi secondo vari parametri, regione, quanti percorsi, il mese, la regione, l'ho già detto. Calendario di trail, eventi bikepacking e fiere dedicate alla bici in generale. Io cerco di raccoglierli tutti, ovviamente, dai più sconosciuti ai più famosi. Quelli di cui ti parlo in questo video sono i più famosi, però potrebbero mancare ogni tanto perché la mia sete di informazioni a un certo punto si ferma o non sono riuscito a reperire alcune informazioni. Quindi vengono in mio aiuto i diretti interessati, cioè chi organizza un trail oppure chi partecipa a un trail e non lo trova all'interno del calendario, puoi consigliarmelo anche tu. Se vuoi vedere questo fantastico calendario che è già in azione, puoi venire in descrizione cicloergosum.com/calendario eventi gravel bikepacking e trail, una roba lunghissima ma basta cliccare in descrizione e lo trovi, oppure se cerchi su Google e mi aiuti a scalare le classifiche di Google, calendario eventi trail, trovi quello che ti piace di più, puoi scegliere le informazioni, puoi salvartele, puoi iscriverti alla newsletter, che è l'altro aspetto molto interessante, dove io cerco di raccogliere gli eventi del mese e te li mando al primo del mese. Da febbraio in poi ci stabilizziamo, tutti gli eventi di febbraio, il primo di febbraio ce l'hai nella tua casella mail, se e solo se sei iscritto o iscritta alla newsletter sul blog di CicloErgoSum. Vediamo prima che cosa sono al volo. Sono chiamati anche Unsupported Bikepacking Adventure, cioè
eventi non competitivi, dove però è richiesta a volte, in alcuni casi, una visita sportiva non agonistica. Si trovano tantissime categorie di partecipanti, come abbiamo già detto, chi vuole andare più veloce e chi vuole andare più lentamente. Puoi scegliere anche il tuo setup, bikepacking, cicloturismo, ibrido, con il quale partecipare, a seconda di vari parametri, cioè tempo atmosferico, quanto carico ti porti, dove ti fermerai a dormire, eccetera. Quindi puoi anche trattare questo trail come un vero viaggio, e quindi farlo a tappe con le borse da cicloturismo classico. Come funzionano questi eventi, gravel e bikepacking? Solitamente tu paghi un'iscrizione e paghi il lavoro di tracciatura che c'è dietro a un evento, quindi copri con quella quota l'assicurazione e il tracciamento in diretta con sistemi di live tracking. Ti viene fornita la traccia GPX che poi tu puoi utilizzare per seguirla pedissequamente, spezzandotela nelle tappe che preferisci. Quindi tu te la piazzi su Komoot, te la piazzi su Garmin, te la piazzi sul telefono, la navighi e poi puoi preventivamente scegliere le tappe che farai oppure improvvisare lungo il percorso senza troppo uscire, ovviamente, perché quello è il canovaccio da seguire. Più o meno seguirai anche gli altri partecipanti, perché più o meno si ha quasi tutti lo stesso ritmo, a parte i forsennati che vogliono andare tanto veloce e quelli che magari rimangono un po' più indietro, però più o meno il gruppo di mezzo, non è che si viaggia ruota a ruota, però si viaggia più o meno facendo le stesse tappe. Poi ovviamente ti puoi fermare a bivaccare, fermarti a dormire in struttura, fermarti a mangiare al ristorante, come preferisci. L'unico scopo è percorrere questo tracciato, che è solitamente sicuro, studiato e sperimentato fino ai giorni prima della partenza, ed è questo che si paga principalmente, perché molti dicono: ma perché devo pagare quando le strade sono di tutti? Certamente le strade sono di tutti e tu puoi prendere la tua bicicletta e andare fuori, là fuori, e pedalare per il mondo. Però gli eventi bikepacking, oltre a essere eventi e quindi solo racchiusi all'interno di una data, di un weekend, di un gruppo di date, tu li percorri insieme ad altri partecipanti, e soprattutto dentro il pagamento di una quota c'è la copertura assicurativa, ma soprattutto il lavoro di tracciatura di organizzatori che solitamente lo fanno come volontari, e quindi vengono poi ricoperti dai costi sostenuti, perché anche solo prendere una macchina e andare a verificare il percorso per una persona ha dei costi, oltre in termini di tempo, anche in termini proprio di lavoro fisico. Poi ci si mette sulle mappe, su Komoot, a tracciare, si coinvolgono i comuni, poi ci sono i ristori, solitamente ci sono anche i ristori lungo il percorso, e quindi ci sono vari aspetti che contribuiscono al pagamento di una quota. Poi c'è chi tra gli organizzatori ne ha fatto un lavoro e quindi punta su numeri molto grandi e su cifre di partecipazione un po' più corpose. C'è chi invece si accontenta, tra virgolette, perché magari ha dei costi sostenuti, oppure ci sono degli sponsor che riescono a coprire l'organizzazione dell'evento, e quindi possono permettersi di far pagare un po' di meno, giusto per sostenere dei costi, oppure vengono anche donate in beneficenza a volte delle quote, ma non entro nel merito perché non voglio fare né Ferragni né Balocco di turno. Quindi andiamo pure avanti con i migliori eventi bikepacking e trail d'Italia al momento, che ti consiglio, anche se non li ho fatti, magari ne ho sentito parlare, mi sono informato, sono nella lista dei desideri, quindi partiamo. Ti dico alcuni eventi che io non ho citato tra i migliori, sono minori, però comunque sono super consigliati, e sono nell'ordine: i Gravel Days organizzati dalla cicloturistica cremonese, Loris e tutto il team della cicloturistica cremonese. Hai visto solitamente i video sul mio canale, io partecipo sempre. È una pedalata nel territorio di Cremona, tutti gli anni cambia il percorso e gli organizzatori sono molto attenti, perché vogliono far scoprire l'area del territorio cremonese, che è molto ampio, ai partecipanti, oltre al fare una grandissima festa. Loro poi sono Ride for Cotechino, e quindi è una grande festa di pedalata come scusa per poi dopo mangiare e bere in compagnia. Poi l'amico Simone invece organizza la Gravel sul Serio, si parla di numeri molto più grandi, è un evento addirittura gratuito, la Gravel sul Serio, 1000 o più partecipanti ogni anno, all'interno del Parco del Serio, organizzato da lui, è il tracciatore, organizzato da Pianura da Scoprire e vari sponsor che partecipano, tra cui anche il comune di Romano di Lombardia, perché è un evento in Lombardia, appunto sul fiume Serio. Poi abbiamo la 150 Smile, organizzata da Ciclocentrico e dalla My Family Bike,
quindi attorno a Rivoli, ai laghi di Avigliana, poi si estende sempre di più perché ogni anno aggiungono un percorso sempre più duro, sempre più tosto, super consigliato, è uno dei primi tra l'altro che io ho pedalato, super consigliato. Poi abbiamo altri percorsi, il tostissimo ad esempio Liguria Bike Trail, che prima o poi mi vedrete fare, però devo allenarmi per un anno e più ancora, perché la Liguria forse è uno dei territori più difficili da pedalare. Uno potrebbe pensare la Sicilia, l'Abruzzo, le Marche, la Basilicata, no, la Liguria, perché si parla di Alpi, di dislivelli belli tosti. Matte, il buon Matte, se volete andare a vedere un video sul Liguria Bike Trail andate sul suo canale, la Compagnia del Pignone, lui li pedala, lo pedala tutti gli anni e devo dire che lui è una persona allenata e fa fatica. Poi abbiamo ancora le new entry, che sono AUG, un festival del cicloturismo con pedalata annessa, pedalata anche abbastanza tosta, in Umbria. Mi sembra che al momento in cui registro questo video AUG abbia aperto le iscrizioni e dopo qualche ora le abbia già chiuse perché ha raggiunto il sold out. Puoi comunque informarti, andare sul sito e chiedere magari se ti interessa, magari si libera un posto. Poi anche il Basilicata Bike Trail, che prima o poi farò perché la Basilicata è una regione che mi interessa molto. E poi direi quello che si terrà a breve, io adesso sto registrando a gennaio, il Gravelness 69 a Pogliano Milanese, organizzato da Upcycle e Athletic Carl 1 e Paddy Callens, sono gli amici praticamente di Upcycle che organizzano questa pedalata, la pedalata più fredda dell'anno. Non ci sono solo questi, ovviamente ce ne sono tantissimi, come ti ho detto prima vai in descrizione a vedere il calendario degli eventi gravel e bikepacking. Passiamo ai più grandi. Il Tuscany Trail, come primo degli eventi gravel bikepacking, non poteva mancare lui, l'inimitabile eppure super imitato Tuscany Trail, macchina da guerra dei trail, giunto ormai alla 10ª edizione. Si tiene di solito i primi giorni di giugno in Toscana su un itinerario di circa 500 km e più di 5.000 metri di dislivello, che fino allo scorso anno era lineare, ma da quest'anno ha finalmente, opinione personale, cambiato forma in un anello, decisamente più pratico e comodo per la logistica. L'evento conta sempre numeri crescenti di iscritti, come i 4.796 provenienti da tutto il mondo della scorsa edizione, di cui un migliaio alle prime armi con questo tipo di eventi. Vi potete fidare ciecamente di questo evento che vi porterà a pedalare sulle più iconiche strade bianche toscane, dalla collina alla costa, passando per incredibili borghi dove il tempo sembra essersi fermato. Uniche due pecche sono il costo dell'iscrizione, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 127 euro, e il numero elevato di partecipanti, che potrebbe causare qualche intoppo nel trovare cibo o una sistemazione per la notte qualora voleste fermarvi in struttura. Nessuna critica, solo pure informazione pratica. Più info su modalità, costi e iscrizioni www.tuscanytrail.it. Passiamo poi al Carso Trail. Il Carso è un'area affascinante, un altopiano calcareo che si estende geograficamente dalle Prealpi Giulie del nord-est del nord Italia, incornicia il Mar Adriatico attraversando la Slovenia e giunge al massiccio del Velebit nell'estremo nord-ovest della Croazia. È un territorio di confine, un territorio particolarmente prezioso sotto il profilo naturalistico, e non c'è nulla di meglio di un trail per scoprirlo al meglio. Il Carso Trail si tiene solitamente in maggio e cambia ogni anno il suo percorso ad anello per permettervi di tornare ripetutamente alla scoperta del territorio. I 350 km e i 6.200 metri di dislivello si fanno sentire. Forse non è l'evento ideale per iniziare, dato il livello di impegno richiesto, ma se preso al ritmo giusto può rappresentare un'avventura indimenticabile. Info su noborderadventure.com/carsotrail. Veneto Trail e Veneto Gravel. Sebbene siano stati inseriti nella stessa sezione, questi due eventi hanno due anime completamente diverse, con lo scopo di scoprire le varie sfaccettature del Veneto, splendida regione sia per MTB che per il gravel, cui questi due eventi sono votati. Il Veneto Trail, che si tiene solitamente a fine giugno, è un percorso tosto che ti porterà alla scoperta delle Dolomiti, del Monte Grappa, di importanti passi alpini. Ecco il loro sito ufficiale, venetotrail.eu. Percorso differente ogni anno, tanto dislivello, ma altrettanta è la bellezza che vi porterete dentro una volta percorso. Se vuoi vedere il video, lo trovi in descrizione. Mentre il Veneto Trail è più votato alla mountain bike, il Veneto Gravel, lo dice il nome stesso, vi permetterà di pedalare le migliori strade gravel della regione, con due percorsi disponibili da 400 e 700 per dare gas al vostro mezzo e alle vostre gambe e partire per boschi, borghi e strade secondarie. Tra l'altro, mi sa che l'edizione di quest'anno vede altri due percorsi aggiuntivi. Si corre ad aprile, se avete a disposizione qualche giorno, scegliendo tra le due versioni short o all classic, potrete davvero godervela. Maggiori informazioni su venetogravel.it.
Passiamo poi al Jeroboam, un impero degli eventi gravel e bikepacking, anche un po' pettinati se vogliamo. Ormai è diventato franchising che esporta il nome anche in Costa Rica, Repubblica Ceca, Maiorca e altre mete esotiche, i suoi eventi piloni italiani restano sempre ottimi validi banchi di prova per testare la tua preparazione. Altopiano di Asiago, Franciacorta, Rimini sono tre eventi completamente diversi, uniti solo dal desiderio di metterti alla prova con grandi distanze e importanti dislivelli. Come importante è il nome dell'evento. Il Jeroboam è un magnum di spumante, un bottiglione da 300 ml di vino, così il percorso del Jeroboam è sempre per sotto multipli di 300. 300 km, 150, 75, ma anche il family, da 37,5 km. Tutti i percorsi dove puoi sfoggiare il tuo kit bikepacking. E per sfrecciare sulle migliori sterrate d'Italia, vai su jeroboam.bike. Passiamo alla mia regione d'Italia preferita, l'Abruzzo, con due percorsi dedicati. Il Mags, chiamato anche Abruzzo Trail, e il Trail dei Parchi. Come nel caso di Veneto Trail e Veneto Gravel, anche Mags Abruzzo Trail e Trail dei Parchi si tengono nella stessa regione, il magico Abruzzo, ma con due stili completamente diversi. Mags Abruzzo Trail ha un nome parlante. A giugno ti conduce dal Mar Adriatico al Gran Sasso, tra sterrate, borghi affascinanti e la mitica piana di Campo Imperatore. Puoi guardare il loro sito gransassotrail.com/mags per maggiori informazioni. Il Trail dei Parchi si configura maggiormente come trail per mountain bike e meno per gravel, viste le strade affrontate, anche se viene fornita una variante gravel, che ho affrontato personalmente e ho apprezzato alla grande, un po' più pop. Altrettanti borghi, ma senza Mare Adriatico, si resta all'interno degli incredibili parchi d'Abruzzo. Studiatevi la traccia, preparatevi a vivere un'avventura unsupported in bikepacking sulle sterrate d'Abruzzo, a maggio. Trail dei Parchi mtb.it. Passiamo all'Emilia Romagna, che sempre di più sta offrendo percorsi in bikepacking. L'Emilia Romagna Bike Trail, l'Ezio Romagna Trail e l'Emilia Gravel. Visto che mi piace racchiuderli in pacchetti regionali, ecco ben tre modi diversi per scoprire l'Emilia Romagna, con tre eventi che si tengono in zone completamente diverse, con fondi stradali e filosofie diverse e soprattutto in periodi diversi, così da poterli affrontare tutti se lo vorrai. L'Emilia Romagna Bike Trail, o ERBT per gli amici, si tiene a inizio maggio e ti porta da Bologna a Riccione con ben 4 percorsi differenti per bici da strada, gravel o mountain bike. Davvero notevole. E poi si mangia e si beve da Dio con i ragaz. Puoi trovare maggiori informazioni su emiliaromagnabiketrail.com. Ezzi Romagna Trail è un evento che vuole portarti fuori dalle rotte battute alla scoperta della Romagna, tra sterrati tosti e avventurose strade secondarie con dislivelli importanti. Solitamente si tiene a giugno, ma per cause note a tutti, cioè le forti piogge conseguenti all'alluvione, l'evento è spostato a fine settembre. Puoi scoprire maggiori informazioni su ezir.it. Ultimo, ma non meno importante, evento del Trittico Romagnolo è Rinato Emilia Gravel, un weekend di avventure bikepacking alla scoperta dell'Emilia da Busseto Correggio attraverso castelli, borghi affascinanti e sterrate, studiate con precisione dal team organizzatore. Scopri di più su emiliagravel.com. Ultima aggiunta all'interno di questo trittico, che a questo punto diventa un quadrittico, è il Craft Beer Trail, un trail che non solo è dedicato alla bicicletta, ma anche alle birre artigianali. È un'avventura unsupported come tutte le altre, però in più è il primo beer bikepacking adventure, cioè ti permette di pedalare in luoghi magnifici, di raggiungere i beer point e di scoprire i birrifici artigianali. Non è una visita guidata, è un evento cicloturistico con supporto nel quale dovrai meritarti le tue birre artigianali superando ghiaia, terra e salite. Puoi trovare maggiori informazioni su craftbeertrail.it. Si tiene a settembre. Passiamo al Marche Trail, un altro iconico trail imperdibile che solitamente chiudeva la stagione, tra virgolette, tenendosi a metà ottobre, ma che ora è uno dei molti a mantenerla viva perché questa non si ferma mai, continuando anche a novembre, dicembre, non si ferma mai la stagione. Esplorare le Marche e le loro super affascinanti strade bianche si rivela una grande sorpresa che vi lascerà forti ricordi nel cuore, da affrontare al ritmo giusto con un setup bikepacking completo, magari in tenda, per godere al meglio anche della natura di questo itinerario. Scoprilo qui su marchetrail.it. Bene bene bene, torniamo fuori da questi video fantastici dedicati agli eventi gravel e bikepacking. Se ti ho incuriosito o incuriosita, vuoi pedalare sui migliori trail d'Italia, fammelo sapere nei commenti. Se non sai le date e vuoi maggiori informazioni su quello che ti ho detto, puoi visitare i singoli siti dedicati agli eventi, oppure, come ti ho già detto, puoi venire in descrizione e vedere il calendario che ho realizzato sul mio sito. Se poi ti iscrivi alla newsletter, ogni inizio mese riceverai l'elenco dei trail di quel mese, quindi
puoi rimanere informato o informata sui migliori percorsi da affrontare in bicicletta. Io ti invito a fare le solite cose YouTube, che quindi mettere un like a questo video, che a te non costa niente ma a me dà un grande aiuto, iscriverti al canale ancora di più, condividere questo video con appassionati nuovi o vecchi di trail ed eventi bikepacking. Io sono affamato di informazioni, quindi se trovi un evento che non esiste sulla mia pagina, o mi vuoi consigliare un evento a cui partecipare, o sei un organizzatore o un'organizzatrice di un evento bikepacking o trail o fiera o qualsiasi cosa legato alla bicicletta, scrivimi qua nei commenti, oppure vieni direttamente sul form e inserisci il tuo evento. Io provvederò a creare la pagina dedicata sul mio sito. Ci vediamo come sempre sulle mani dalla mia fortezza dei video. Ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana. Buone pedalate a tutti sulle mani. Ciao!